Le amiche e gli amici di Ade Gabri del baule della nonna. Allora, carissimi, tolgo un attimo la ricarica del telefonino. Voglio fare con delle rimanenze di filati la zucca. Dai, facciamo tante piccole zucchette e poi magari li possiamo mettere dentro a un vaso di vetro e con il coperchio lo foderiamo di stoffa. E poi facciamo dei piccoli regali, magari alterniamo delle zucchette con dei cioccolatini, bibim bobà, e vengono delle cose bellissime. Allora, io adesso la vado a fare gialla, questo giallo forte così, anche se la zucca è di sto colore più pallido, però la possiamo fare di tutti i colori, dei colori che più abbiamo, che abbiamo le rimanenze. Io adesso mischio sto giallo pallido, pallida luna, e questo più forte, ok? Vado a mettere un tot di catenelle, non la voglio fare gigantesca. E poi voi la fate della grandezza che più vi aggrada. Oh, se le volete fare piccoline, da mettere dentro a questi vasi di vetri di riciclo, dei sott'olio, dei sottaceti, le fate piccoline e poi riempite il vaso alternando delle cioccolate, delle e la regalate. Allora, uno, ho preso un uncinetto numero 5, eccolo, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, per quanto riguarda la zucchetta piccolina, 10 catenelle andrebbero bene. Adesso io la faccio di 15, 12, 13, 14 e 15. Ok, lasciamo un punto di base e prendiamo e facciamo il punto basso. Noi andiamo qui a fare il punto elastico o cannolé, in modo che la zucca noi poi non la dobbiamo riquadrare con il filo per 4 volte, perché se noi la facciamo rotonda, no, quella è rotonda, noi 4 volte il filo lo dobbiamo stringere per dargli quella forma della zucca. Oh, invece noi andiamo a fare il punto cannolé, e cioè punti bassi, e vedete che in 20 minuti noi andiamo a fare una bella zucca, la cuciamo, il picciolo questa la lasciamo, lo possiamo fare anche dello stesso colore. Oppure ho preso questo verdino, o anche più forte, con il picciolo diverso. Allora, questo è a vostro gradimento. Io userò questi due colori. Ok, lo vedete il punto basso? Noi lo prendiamo dalla parte esterna, non questo sopra, e ci rifacciamo il punto basso. In modo che viene ben rigata senza tanti tanti problemi. Aspettate un attimo. Filato spesso. E uncinetto numero 5, così noi facciamo prima. Se avete dei maglioni vecchi, potete anche tagliare sto maglione e fare tutte piccole zucche. Giriamo e andiamo sempre.
Vi ricordo di iscrivervi al mio canale Numerose. Le iscrizioni d'estate sono scese, ma è il normale. E allora voi adesso riniziate. Un po' qua ho spento la mia, sì, una colla. E a lavorare, hanno preso mezzo, non importa. E iscrivetevi, carissime. Già si comincia a vedere la riga, vedete? Sempre, sempre la solita solfa. Vedete? Sempre la parte dove, cioè del punto basso, non quello davanti. Prendete la parte posteriore del vostro punto basso. Non ci lasciate i punti. Iniziate sempre da quello che avete finito a fare. Mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità. Ecco, con le vostre rimanenze di lana fate delle bellissime zucchette in 4 e 4-8, perché io adesso, quant'è? 5 minuti, 7 minuti, ragazze. Queste con 10 minuti si fanno, eh. Io adesso metterò 20 perché poi dopo la riempiamo, facciamo il picciolo, pimpupà, la foglia no. Se volete farci la foglia, prendete, poi dopo ve la faccio vedere, la foglia e ci mettete la foglia, quelle foglie finte. Io qua fuori c'ho le zucche trombetta, non quelle grandi che stiamo facendo adesso, la zucca classica, perché in effetti quelle vengono troppo grandi e poi per tagliarle, per spaccarle, ci vuole sempre la mano di un uomo e perché io non ce la faccio, raga. Vengono fuori gigantesche e sto dure, non ce la faccio. E allora preferisco le zucche trombetta, e cioè quelle che sembrano un fungo, se non so se avete capito. Ok, raga, continuo da sola, va bene? Guardate già. Poi è bellissimo sfumato, un giallo forte, un giallo chiaro. Ok, l'ho fatta, non la voglio fare esageratamente grande. 20 centimetri, ok? Adesso la chiudiamo. Sempre con il punto basso, aspettate un attimo. Vediamo un po'. Sì. Mettiamo pari. Prenderla. Continuando il punto elastico. Da una parte no, da una parte sì.
Ok, avete capito, andiamo fino alla fine. Ok, il filo adesso lo tagliamo lunghetto perché da una parte noi l'arricciamo. Ok, qui sotto noi andiamo a arricciarla. Però prima di fare questo, perché la dobbiamo imbottire, andiamo a fare con il verde la fogliolina, quella roba lì. Cioè, invece di usare sto gomito, mi sa che c'è una rimanenza. Questa è dove abbiamo cucito. Questa sarà, abbiamo lasciato il filo, sarà la parte posteriore e qui sopra noi ci facciamo il picciolo, lavorando un pochino con il verde. L'ho preso, l'ho dovuto mettere doppio perché sennò era troppo sbilanciato. Voi quando avete le rimanenze vi date una regolata, ragazze, ok? Allora, andiamo a stringere un po', perciò saltiamo magari, vedete, questa è la costa, andiamo su quest'altra con il punto basso, questa la saltiamo, qui andiamo con il punto basso, in modo che si stringe la zucchetta. Peso troppo giù. Vedete? Si sta stringendo. La zucca non ha i colori molto forti, no? Non c'ha il picciolo marrone come fanno vedere che no. È sempre dello stesso colore. Almeno le mie. Ok, sono arrivata al mio castello. Marcondiro, Marcondà. E continuiamo. Vedete come si è ristretta? Ok, mettiamo sto filo verde sotto. Questo non stringiamo questo giro perché sennò se stringiamo finisce subito, chiudiamo subito il buco. Invece io voglio fare un po' di questo verde, il picciolo abbastanza verde. Sempre punto basso. Vediamo un po', mi do una regolata. Volendo qui noi potremmo fare delle fogliette stilizzate così, magari con della catenella, oppure il classico riccio, ma poi questo è a vostro gradimento. Io adesso questo non la lavoro, questa la lavoro. Stringo e finisco. Perciò tre giri noi chiudiamo la nostra zucca. Vediamo un po'. Scusate, voglio mettere sto filo sotto, così non lo fermiamo. Guardate già come sta prendendo piede, com'è carina. Sempre con i punti bassi. Poi perché io ho il telefonino davanti, perché se no da mo che l'avevo chiusa. Se mi è venuto troppo lento, lo guastiamo. Ok,
Ragazzi. Ok, chiudiamo, ci mettiamo al centro e facciamo 1, 2, 3, 4, 5. E picciolo, lo ripassiamo, scusate, con un punto basso. Filiamo un lago e portiamo giù il nostro filo. Bloccandolo bene questo piccioletto così. A questo punto andiamo ad imbottire la nostra zucchetta con un po' di microfibra. Adesso la prendo. Imbottiamola bene, ai lati poi. Ci diamo una regolata, E poi qui sotto, che filo, la chiudiamo. Vamos. Ok, arricciamo qui sotto, ok? Così, in questo modo, e poi tiriamo, stringendo. Vedete? Arricciate e stringete. Con il punto cannolè noi non abbiamo bisogno, vedete? Ecco, guardate quanto è carina. Oh, dopodiché prendiamo le forbici sgarrupate e possiamo fare una coreografia. Ci sono queste foglie autunnali così, il funghetto, dove lo metto? Dove lo metto? Pipipi. Oppure le bacche. Colla. E vamos. Ziga Zanella, fiocchettino. Guardate, 20 minuti non ce l'abbiamo messi. Eccola. La zucca con le rimanenze di filato. E allora, amiche mie, mettete mi piace, condividete e fatemi la pubblicità, va bene? Carissime. Poi chi ci vuole fare la foglia con l'uncinetto, ci fa la foglia con l'uncinetto, però in questo modo dà un po' più atmosfera. Un abbraccio. Condividete, mettete mi piace, pim pam. Aspettate che ve la faccio vedere meglio. Vedete come cade bene la zucca? Non ci dovete fare le legature del filo con il punto cannolè. Ciao, un abbraccio!